Bentornati a Unci.tv, fare e capire le imprese cooperative, lo speciale televisivo dedicato tutto a Unci Marche. Siamo giunti alla 17ª puntata dedicata alla cooperativa Misericordia di Ascoli Piceno. Vediamo il servizio. Da dove nasce la cooperativa Misericordia e perché? La cooperativa Misericordia Service nasce dall'esigenza di collaborazione con l'associazione Confraterna di Misericordia di Ascoli. L'associazione Misericordia di Ascoli, che è nata circa 10 anni fa, è un'associazione che si occupa del trasporto sanitario, dei servizi agli anziani, con volontari che provengono un po' da tutto il territorio. Abbiamo visto che le esigenze del territorio ascolano, della città e del territorio montano sono innumerevoli rispetto proprio al discorso dell'assistenza agli anziani, per quanto riguarda il discorso di assistenza a bambini disabili e via discorrendo. E abbiamo capito che con un discorso di associazione e basta non eravamo assolutamente sufficienti a poter dare delle risposte concrete. Abbiamo costituito appunto questa cooperativa, che è formata prevalentemente da persone anch'esse disabili, componenti dell'associazione delle associazioni di Ascoli, che operano all'interno di questa cooperativa e che hanno anche esperienze già maturate nel campo dell'assistenza agli anziani, nell'assistenza ai disabili, nell'assistenza alle persone che hanno effettivamente bisogno, maturate sia nell'associazione come Misericordia e anche nelle associazioni limitrofe, insomma. Cosa fa la cooperativa Misericordia e quali servizi offre? Di fatto la cooperativa Misericordia Service ha la potenzialità di occuparsi a 360 gradi di servizi. I servizi più disparati, che vanno da quelli riguardanti l'ambito sociale a anche servizi alle imprese, alle comunità e alle istituzioni in genere. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato un'iniziativa molto forte per quanto riguarda il sociale, e cioè un servizio che noi intendiamo dare alle persone tra virgolette più sfortunate o più deboli in questo momento della società, che sono gli anziani, i malati e i disabili. È un servizio che è attivo 24 ore su 24 ore, 365 giorni l'anno, ed è reperibile attraverso una semplice chiamata a un numero di telefono, che è il 377 51 63 435. I principali campi operativi sono quello dell'assistenza domiciliare, appunto per gli anziani soprattutto, ma anche per minori e disabili, l'assistenza in ospedale, la sostituzione o l'integrazione di badanti, i servizi infermieristici, le consulenze mediche convenzionate attraverso la cooperativa, i trasporti sanitari, che sono il fiore all'occhiello già dell'Associazione Misericordia, la possibilità di alloggiare in case di accoglienza e anche il servizio diurno. In questo periodo stiamo anche lavorando sulle vacanze convenzionate appunto per queste categorie. Un altro motivo per cui è nata la cooperativa è anche quello di offrire opportunità di lavoro in questo momento in cui questa città in particolar modo soffre dal punto di vista occupazionale. Infatti è possibile mandare dei curriculum per i profili professionali più disparati che verranno vagliati, e mano a mano che ci saranno le esigenze che tra virgolette il mercato del sociale richiederà verranno presi in considerazione per poter offrire delle opportunità di lavoro. Ovviamente la richiesta, l'opportunità è rivolta soprattutto ai giovani, ma anche ai tanti disoccupati, cassi integrati che purtroppo, ripeto, in questa città brulicano. La cooperativa La Misericordia collabora con l'Unci Marche fin dalla sua nascita e il signor Buono Pane ne sottolinea i vantaggi. La cooperativa Misericordia collabora sin dalla nascita con l'Unci Marche? La cooperativa Misericordia Service ha fatto proprio la scelta di aderire all'Unci Marche perché personalmente sono vari anni che
che per vari anni ho operato in varie cooperative, ho avuto esperienze di collaborazione con altre associazioni eccetera, e devo dire che quando ho avuto modo di incontrarmi con la Lunci Marche ho avuto sempre delle risposte molto concrete, immediate, semplici e una disponibilità e partecipazione da parte della dirigenza molto efficaci. Quindi per questo motivo abbiamo fatto l'immediata scelta di aderire a Lunci Marche. E quali sono i vantaggi del lavoro in cooperativa? I vantaggi del lavoro in cooperativa, i principali vantaggi è che la cooperativa ha la possibilità di avere uno spazio, un ventaglio di proposte lavorative non indifferenti, sia dai servizi al commercio e al terziario e via discorrendo. Le persone che operano in cooperativa professionalmente possono acquisire una professionalità individuale non indifferente, nello stesso tempo i costi sono sicuramente, per quanto riguarda le aziende o le strutture che intendono operare, che intendono collaborare con la cooperativa e che intendono usufruire dei servizi della cooperativa, avranno sicuramente dei costi minori, in quanto la cooperativa, come ben si sa, ha dei costi rispetto alle tasse, discorrendo delle agevolazioni che altre ditte non hanno. Legge regionale 5/2003. La Giunta della Regione Marche, con la delibera della Giunta regionale numero 807 del 6 giugno 2011, ha approvato il quadro attuativo della legge regionale 5/2003, provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 settembre 2011. Chi è interessato a partecipare dovrà far pervenire presso la sede UNCI di via Lorenzoni entro il 31 luglio l'apposito modello di adesione che potete trovare in allegato sul sito www.uncimarche.org. L'UNCI Marche ha aperto inoltre un nuovo canale YouTube dove poter rivedere tutte le video notizie relative alle attività e alle cooperative aderenti. Oltre che su questo canale troverete questa puntata insieme alle altre sui siti www.uncimarche.org e su www.etvmacerata.it. Unci.tv termina qui, la direzione di Unci Marche e la nostra redazione vi augurano buone vacanze. Unci.tv vi dà appuntamento a settembre. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di ETV.